Ciao! Nel sondaggio quiz di questa settimana si parla di compromesso preliminare di vendita. Il preliminare di vendita o compromesso che dir si voglia determina il definitivo passaggio della proprietà di un immobile dal venditore all'acquirente. Vero o falso? L'87% di voi ha risposto vero, il 13% falso. La risposta corretta è falso. Complimenti, ottimo risultato. Il preliminare è un contratto dove le parti, acquirente e venditore, si impegnano reciprocamente all'acquisto e alla vendita di un immobile. Nel preliminare sono contenuti tutti i dettagli riguardo alle parti e all'immobile stesso, gli accordi presi in trattativa e gli obblighi e prescrizioni di legge. Il preliminare può essere stipulato in forma privata o in forma di atto pubblico di fronte ad un notaio, ma in entrambi i casi non produce effetti traslativi della proprietà, che invece passa dal venditore all'acquirente al momento del rogito notarile. Per altre informazioni contattatemi pure in privato. Come sempre, complimenti a coloro che hanno risposto correttamente. Per tutti gli altri ci sono le mie pillole immobiliari live. Arrivederci al prossimo sondaggio quiz.